Buongiorno Grugliasco e buon 2 giugno, buona festa della Repubblica. Che cosa ricordiamo il 2 giugno e quale significato ha questa festa oggi? Il 2 giugno 1946, 75 anni fa, un anno dopo la liberazione dal nazifascismo, in Italia si tennero le prime elezioni nazionali libere e democratiche che la dittatura fascista aveva abolito per 20 anni. Per la prima volta votarono anche le donne. Il voto serviva per far esprimere il popolo italiano in modo decisivo su due questioni. La prima, scegliere se restare una monarchia o diventare una repubblica. La seconda, votare per la composizione dell'Assemblea Costituente che poi tra il 1946 e il 1947 lavorerà per la redazione della Costituzione italiana. Cosa accadde a Grugliasco? A Grugliasco ci fu un'affluenza del 93%, andarono a votare circa 3.700 persone su circa 4.000 elettori. Al referendum vinse la Repubblica con il 66% dei consensi. Mentre alle votazioni per la Costituente, i grugliaschesi conferirono il 98% dei consensi alle forze politiche che avevano guidato la resistenza partigiana contro il nazifascismo. E le masse popolari, composte quindi in gran parte da contadini, operai, commercianti, la gente del popolo, entrò nelle istituzioni. Che cosa significa oggi questa festa? Beh, oggi significa ricordarci che ci fu una grande spinta popolare per il progresso e la distribuzione del potere decisionale alla popolazione, quindi basta con il re e la monarchia, con poche persone che decidono, decide il popolo attraverso i propri rappresentanti. Assumere, ad esempio, la partecipazione popolare di massa attraverso le organizzazioni che avevano lottato contro il fascismo, legittimate proprio da quella lotta per la libertà, e poi significa anche impegnarci per attuare la Costituzione italiana nella sostanza, a partire da salute, scuola, lavoro, cultura, integrazione. L'Italia repubblicana è un progetto ancora da compiere e dobbiamo fare di più e meglio, tutte e tutti, per realizzarlo, sia per rispetto del sacrificio dei nostri antenati durante la Resistenza e sia, soprattutto, per il futuro delle nuove generazioni, un futuro che deve essere guidato dai valori antifascisti. Abbiamo molto da fare, quindi, facciamolo insieme. Buon 2 giugno, Grugliasco, e buona festa della Repubblica.